la facciata della chiesa. E c'è una lunghissima debattita, tant'è che culminò in un famoso incontro tra Monsignor Vescovo e il Podestà, nel quale il Vescovo Pagnoli, alla fine, non potendo in altro modo cercare di convincere il Papa, se si ricordi, c'è il Podestà, che io sono un piemontese durissimo. A che Papa rispose: Eminenza, si ricordi, io sono un marsicano a più duro di Lenzo. E alla fine vennero ad un compromesso, dedicarono la metà dei fondi all'interno della chiesa e la metà ad abbellire la facciata. Ecco, questi erano i rapporti di allora con le autorità nazionali. Salto naturalmente tutte queste parti che possono essere poi lette tranquillamente per arrivare soltanto a ricordare qualche episodio particolare. Bagnoli e la provincia di Avezzano. Ci fu un lungo dibattito anche allora per l'istituzione della provincia di Avezzano e si rimproverava, forse anche giustamente, agli aquilani il fatto di mettere gli ostacoli alla realizzazione della provincia. E addirittura si dice che a Del Chiserena, quando venne, e l'ha riportato Bidoni nel libro, quando Mussolini venne, sconsigliò di Mussolini di proseguire nell'esame della pratica della provincia di Avezzano, che disse: è un covo di antifascisti. Già Avezzano è un covo di antifascisti, vedi come cambiano i tempi. Però poi Serena si rese conto di questa situazione. E che fece? Fece nominare mio padre, che era ancora Podestà di Avezzano, presidente della provincia dell'Aquila, con grande scandalo degli aquilani, perché era la prima volta che un marsicano diventava presidente della provincia dell'Aquila, e si trovò con in gravi difficoltà nei primi tempi, perché gli aquilani lo ostacolarono per davvero, non accettavano che ci potesse essere un presidente della provincia che non fosse aquilano. Poi per fortuna le cose si calmarono. Ma quando si calmarono era scoppiata la guerra e mio padre decise che il suo posto era tra i militari e non tra gli scansafatica, come diceva lui, e andò dal segretario federale e disse che lui il sedere sugli scanni della provincia non li voleva scaldare, ma voleva seguire i giovani che lui aveva portato al fascismo. E fu immediatamente richiamato e poi ebbe il suo calvario andando in Grecia e successivamente con l'8 settembre in prigionia in Russia. Un episodio di qualche... l'hai ricordato quello di Checchino Cesta. Non era il solo episodio che si verificava allora, perché i faziosi c'erano sempre e c'erano anche durante il fascismo. Nel 1928 mio padre era stato nominato podestà di Bisegna e Ortona, era uno dei più giovani podestà d'Italia, quindi stava facendo una carriera come fascista. Romolo Tranquilli, fratello di Secondino Tranquilli, ossia Ignazio Silone, erano cugini per parte di madre, fu accusato di attività sovversivi. Naturalmente i parenti vennero da papà per la difesa. Papà, indipendentemente dalla parentela, come avvocato, accettò la difesa e lo difese. Un solerte collega denunziò mio padre al partito, proprio per gli stessi motivi per i quali è stato denunciato Cesta, per solidarietà ad un antifascista, e fu sospeso, fu cacciato dal partito. Quindi il più fascista dei fascisti della Marsica fu cacciato dal partito per aver solidarizzato con un antifascista. Poi si riprese, capirono che avevano fatto una grossa stupidaggine, tant'è che poi alla fine finì con la nomina a podestà nel 1938. Ecco, i podestà di Avezzano. Pitone ha dedicato delle belle pagine ai podestà, forse i più importanti che sono stati, sia mio padre che Aurelio Irti. Devo dire che tutti e due sono stati produttivi. Voglio dire solo questo per Avezzano: hanno cercato di fare soltanto gli interessi della città, l'hanno migliorata fin quando e dove potevano, e quindi hanno svolto un compito che o da fascisti o non fascisti era comunque un compito difficile.
La finisco con questa breve cronistoria. Io sono un po' la memoria storica di certi battarelli di Avezzano, anche se sono tanti anni che sto lontano. E con una lettura di una specie di satira, piccola poesia satirica, che venne dedicata a mio padre dal professor Di Pirro, che allora era l'ispettore scolastico, proprio per la sua qualità di podestà. Ve la leggo e così chiudo. Dice: tra tutti i podestà della nazione, giù da Agrigento sino a Milano, il più perfetto, il più simpaticone è certamente quello di Avezzano, che per porre il comune in buono stato trascura pur di farlo avvocato. Pensa alle fonti pubbliche, ai giardini, al civico ospedale, ai Vespasiani, ad aiutare tanti poverini e profonde quattrine e piene mani. Sì, da tempo tutta la città leva alle stelle il nostro podestà. L'amano tutti, ma una sola classe gli manda spesso un sacco di accidenti, pur se non paga dazio oppure tasse. È la giovane classe di studenti che quando a sera la campana squilla vanno a godere gli effluvi della villa. Papà aveva fatto l'illuminazione di Villa Torrone. Pure le serve, questo è naturale, vanno a godere gli effluvi di quei figli e tutti insieme, razzolando male, di tante guardie affrontano i perigli. Per la vivida luce dei lampioni, di chi la colpa? Solo di Amicone, che potrebbe capare lieto e sicuro se lasciasse la villa un po' all'oscuro. Grazie, vi ringrazio per questa occasione, ringrazio il sindaco e tutti voi, conosciuti e non conosciuti. Mi fa piacere di aver riconosciuto tanti amici. Questa è veramente una cosa bella, perché pur essendo passati tanti anni sono riuscito a rivedere un po' tutti. Grazie. E grazie a lei, avvocato Amicone, per questa diretta testimonianza anche personale, raccontato pure con un notevole brio.